situazione è abbastanza complicata, nel senso che i rinnovi dei contratti non si fanno nel pubblico impiego dal 2009, quindi sono 6 anni e secondo il documento di economia e finanza del governo si faranno nel 2022, cioè dopo 12 anni. È insopportabile ed inaccettabile, come pure la cattiva informazione che dipinge il pubblico dipendente, tutti fannulloni e tutti incapaci di lavorare. Non è accettabile. Oggi ci sono persone, per esempio a Vibo Valentia, che è una provincia calabrese, dove da 6 mesi i lavoratori, per carenza ovviamente di soldi, non prendono lo stipendio e nonostante questo vanno a lavorare. Segretario, restringendo il discorso, qual è la situazione in Abruzzo? Ma in Abruzzo è chiaro che vive la stessa difficoltà generale di tutto il paese. Se voi pensate che ci sono tagli in tutti i settori della pubblica amministrazione, e ovviamente se la pubblica amministrazione diventa privata, che cosa va? Va alla ricerca del profitto, non è una cosa illogica, è naturale. E ovviamente settori o province o regioni che sono già in difficoltà per mancanza di lavoro, per mancanza reddito ovviamente, è chiaro che non avranno tutti quei servizi che fino a ieri la pubblica amministrazione gli garantiva.